La morte di Luigi Annino, 65 anni, originario di Roma ma residente a Modica e al centro di una odissea in tre ospedali siciliani, ha portato in queste ore ad un'interessante novità. Quattro medici dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa sono infatti indagati per questa morte. La procura, dopo la denuncia dei familiari, ha disposto l'autopsia e sui medici grava l'accusa di omicidio colposo. La vicenda parte da Catania, dove il paziente aveva subito un delicato intervento chirurgico, quindi era stato trasferito all'ospedale Maggiore di Modica in quanto, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Etneo, aveva accusato un malore. A Modica vi resta però poco perché venne trasferita a Ragusa per un accertamento clinico. Dal nosocomio Ibleo fanno presente che l'uomo avrebbe voluto rinviare questo accertamento in quanto ancora sofferente per l'intervento a Catania. Era stato quindi dimesso, ma tornato a casa, il giorno dopo viene colpito da un infarto. Arriva il 118, ma purtroppo non c'è più nulla da fare. Da qui la denuncia dei familiari alla procura, familiari che faranno poi affiggere sui muri il famoso singolare manifesto funebre, dove sottolineano che i funerali del loro congiunto si svolgeranno a data da destinarsi.